È un futuro inaspettato quello che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni. Noli alle stelle, prezzi della benzina mai visti, il mondo della logistica che è diventato quello degli eroi, che hanno permesso che nei nostri supermercati e negli ospedali non mancasse il necessario. La pandemia prima e la guerra nelle ultime settimane hanno rivoluzionato il modo di vedere e concepire i settori del trasporto, della logistica stessa e anche dello shipping, dominato sempre più da pochi che gestiscono tanto. Sempre più fattori fanno pensare che finalmente per la transizione energetica sia non solo il momento della vera rivincita, ma della necessità, in un mondo che finora non si è interessato tanto di come lasciare il futuro. Così la pensa il vicepresidente dell'International Propeller Club, Riccardo Fuochi. Assumiamo adesso una consapevolezza su certi aspetti, su certi problemi che abbiamo per anno ignorati. Ci sembrava tutto così sicuro, così tranquillo, così ormai consolidato, per cui i nostri sforzi, le nostre attenzioni erano rivolti particolarmente a efficientare o a ridurre costi, ma senza fare una valutazione di quelli che potevano essere possibili rischi. Questi ultimi 2 anni e mezzo ci hanno riportato ad una realtà che non avremmo mai pensato potesse arrivare. Quindi il Covid prima, dove la logistica ha dimostrato di essere un elemento essenziale, determinante, importantissimo, e adesso la situazione di guerra in Ucraina e in Russia. Tutto questo sconvolge completamente tutte quelle che sono le previsioni e, sull'intera catena logistica, e ci impone di fare una profonda revisione di quelle che sono state le logiche che fino ad oggi hanno governato la supply chain.